Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa seconda puntata della Via Romagna Toscana. Oggi ci troviamo a Badia Plataglia. Ciao, buongiorno, sono Massimo. Sono di Casentino Bike, da anni faccio la guida all'accompagnatore mountain bike e mi piace girare tutto il Casentino. Oggi siamo in Badia Plataglia, che è il centro maggiore all'interno del Parco Nazionale come paese, è un po' il cuore del Parco Nazionale. E porterò Stefano a fare un giro cicloturistico in cui però non mancherà una natura splendida, una natura che farà da protagonista a questo nostro viaggio. Barettino, lì sotto c'è il parcheggio per coloro che arrivano qua in macchina. E qua abbiamo invece la chiesa, tutto concentrato. È un'antica pieve che ha una cripta addirittura del X secolo, insomma, no? Quindi prima ancora dell'anno 1000. Esistono strutture alberghiere e la cosa bella è che tutte le strutture alberghiere sono a conduzione familiare. Quindi chi viene ospitato e chi mangia ha proprio questa atmosfera di famiglia. E tra l'altro può veramente gustare prodotti estremamente genuini fatti in casa, insomma. Il giro di oggi come, su quanti chilometri si svilupperà? Sono circa una trentina di chilometri. Io lo chiamo, è il tour cicloturistico delle foreste sacre. Perché? Intanto perché per la presenza dell'eremo del monastero di Camaldoli che visiteremo. Successivamente nei secoli, un po' più sotto l'eremo, nasce il monastero, quindi la possibilità per i monaci di vivere da soli, fare un'esperienza eremitica, ma fare anche l'esperienza di vivere in comune, che è un po' l'essenza di questo ordine dei camaldolesi, che sono di origine benedettina. L'altra particolarità che ci riguarda direttamente è che i camaldolesi, essendo benedettini e quindi fedeli al loro motto Orat et Labora, sono entrate in simbiosi con la foresta, cioè hanno coltivato la foresta piantando un albero, in particolare l'abete bianco, che è un albero che dà un legname molto prezioso, perché è un tronco che è estremamente dritto e di una sezione anche abbastanza regolare dalle radici alla cima. Quindi hanno sfruttato la foresta però mantenendole in equilibrio, cioè tanti alberi venivano tagliati e tanti ne venivano piantati dai monaci. E questo fruttò un'economia fiorente per tutto il territorio. Qui il territorio è solcato ancora oggi e le percorreremo da tante vie che si chiamano le vie dei legni, che servirono proprio all'esbosco della foresta. Cioè il legname che qui viene tagliato, e siamo in centro Italia, siamo sul crinale appenninico, veniva poi trasportato con i buoi in fondovalle, sì. In particolare nel fondovalle toscano dove scorre il fiume Arno, veniva accatastato in particolari luoghi che ancora oggi hanno il toponimo di Porto, e poi sfruttando le piene del fiume Arno veniva foderato, cioè venivano legati questi tronchi, e veniva fluidato attraverso l'Arno per arrivare a Firenze e per arrivare anche a Marina di Pisa. A Firenze, per esempio, il Duomo, il famoso Duomo di Firenze, è stato costruito con legname che arrivano dalle foreste casentinesi. E lo stesso la Repubblica Marinara di Pisa faceva ampio uso del legname proveniente da qua. Da qui. Adesso fammi concentrare un attimo, vediamo, andiamo su di qua. Perché di qua passa anche la via di Francesco? Certo, ci sono diversi cammini che solcano il parco, sono cammini storici alcuni, e in particolare noi adesso siamo sulla via di Francesco. Cos'è la via di Francesco? È quella via che unisce Firenze, in particolare la chiesa di Santa Croce, con l'eremo di Laverna, la montagna di Francesco, la montagna più
spirituale di Francesco, dove ha ricevuto le stigmate. Da lì poi il cammino, per chi vuole, può continuare giù verso l'Umbria, verso Assisi. È un cammino particolare che attraversa, dura 6 giorni se fatto a piedi. Prevalentemente si fa a piedi perché sono sentieri anche abbastanza difficili, e 3 giorni sono completamente all'interno del parco. Vai, grande! Provala questa! Monte Penna, 1333 c'è scritto. Siamo 1333 metri. Vamos. Ok. L'ultimo pezzettino. Wow. Lama si chiama questo posto. Siamo proprio sopra la foresta che, vista da sotto, è un anfiteatro naturale che è aperta solamente verso il lago. È particolare perché è un altipiano, un piccolo altipiano a 700 metri di altezza, e dove si sono incredibilmente sviluppate alcune specie arboree che non si penserebbe in questi luoghi. Alla nostra sinistra vediamo il crinale appenninico principale che continua verso nord, e tutto il versante che è rivolto verso noi è la famosa riserva integrale di Sasso Fratino. Come vi dicevo, è una riserva, la prima istituita integrale, la prima istituita in Italia, e diciamo è stata istituita per scopi, per studiare come si comporta il bosco, la foresta, senza l'intervento umano. Quindi non è possibile accedervi se non per motivi di studio autorizzati dai carabinieri forestali. E all'interno della foresta, vi dicevo, ci sono faggi molto antichi, e proprio per questo nel 2017 è stata insignita tra i luoghi protetti dall'UNESCO, insomma, è diventato un patrimonio dell'umanità. Vamos! Fighissimo, bello! Incredibile! Bellissima! Piccola escursione in off-road, vero? Sì, bella, apprezzata molto. Ok, allora il passo Fangacci è qui adesso. È un passo appenninico. Perché? Perché è un passo? Perché stiamo attraversando il crinale principale. Ok? E poi l'eremo di Camaldo, vi dicevo che è un po' la perla, una delle due perle di questo parco nazionale, è a poco più in là. C'è il piccolo rifugio di Banco. Questo è il passo Fangacci. Ok. Adesso ci sono dei operai forestali che stanno lavorando. Il bivacco è gestito tramite prenotazione. Okay. Da qui, questo posto è anche importante per gli escursionisti, perché da qui si parte il sentiero, quello più veloce e diretto, per scendere, come ti dicevo, alla Piana della Lama. Sì. Questo posto che è a tutti gli effetti il cuore del parco, sia dal punto di vista geografico e sia dal punto di vista
come dicevo, forestale, perché raccoglie tutta la biodiversità che è presente in questo parco. Siamo a Prato La Penna, è una località circa a 1250 metri di altezza, sopra l'eremo di Camaldoli. Qui siamo nuovamente in groppa al crinale principale. Da qui parte il sentiero 00 che continua sul crinale e ci porta fino al passo della Calla. È un percorso molto bello da fare sia a piedi ma anche in mountain bike. E si chiama La Giogana, si chiama La Giogana perché qui avveniva il giogo dei buoi, veniva cioè il cambio del giogo. I buoi che tiravano su il legname dalla piana della lama, veniva il cambio del giogo con gli altri buoi che portavano giù il legname verso la Valle Casentinese. Dove siamo arrivati? Qua siamo dietro l'eremo di Camaldoli, che è protetto da queste mura. Perché? Perché proprio per preservare la riservatezza e anche il bisogno di raccoglimento dei monaci. L'eremo è particolare perché sono tante piccole celle, ognuna occupata da un monaco. Quanti anni ha? Allora, la data certa non è possibile stabilirla perché, come vedrai qua, è cavo. Guarda, vedi? C'è la spaccatura che ti parla. Indicativamente 4-5 secoli li ha. Eh sì. Pensate che è un crinale lungo 21 km, si può cavalcare con la mountain bike, si può cavalcare tutto, percorsi anche difficili perché ci sono ovviamente montagne russe, no? Su e giù, punti, su e giù. Su e giù continuamente, però da sulla Val d'Arno di là e si vede Firenze, si vede il lago Trasimeno, nelle giornate limpide si vede il Tirreno. Okay? Spettacolo. Quindi poi ti faccio vedere qualche immagine, è veramente clamoroso. E lì dove vedi quei pratoni c'è una croce monumentale grandissima. Forse si vede dall'onda qua, può essere il ripetitore o la croce quella là? Si vede quella più a sinistra, Sì, sì. Quella a Monticello è proprio la croce del Prato Magno. Certo, e purtroppo in camera non si vedrà, ma certo. Vi invito a vederlo dal vivo. E questo praticamente definisce la Valle del Casentino, cioè di qua il crinale appenninico, di là tutto il contrafforte del Prato Magno. Spettacolo. Sì. Questo è il paesino di? Serravalle. Qua siamo a Serravalle. Vedi, su ogni domino c'è una tardetta perché col contributo di tutti l'hanno riaperta al pubblico, vedi? All'epoca strada qua faceva male, Sì. Nice.
Bello. Si chiama Serravalle perché questa è una torre di avvistamento che controllava questa valle qui, ok? Che è la valle che arriva dai Mandrioli, il passo Mandrioli, e solcata dal torrente Artiano e che sfocia nella piana casentinese. Ok, se tu fai attenzione, lì in fondo si vede il castello di Poppi, lo vedi? E si vede male. Sì, si vede male. E quello è il Bibbiena invece, l'altro centro che dicevo, quella, quella sul colle. Alle loro spalle il Prato Magno, tutto questo crinale, ti dicevo, questo contraforte che è lungo 21 km dal passo della Consuma che porta verso Firenze fino a degradare a sud verso Arezzo. Sempre che impressione mi fa quando scendo, me lo becco lì davanti. Buongiorno. Ed eccolo, quello lì, il paese di Badia, siamo quasi arrivati e giunti al termine della nostra gita. Voilà, partenza e arrivo. Vero, arrivo a Badia Plataglia. Eccoci rientrati alla base dopo questo bel giro di circa 30 km, un giro completamente immerso dentro le foreste sacre del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. È un tour che è adatto a tutti, che permette di visitare l'eremo e anche il monastero di Camaldoli, che sono fondanti di questi luoghi. Però è possibile mountain bike avere un primo approccio su sentieri molto belli, sempre dentro il bosco. Seconda giornata quasi giunta al termine, benvenuti in Badia Plataglia, nel cuore del Parco Nazionale. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Ed eccoci nella riserva naturale biogenetica Badia Plataglia. Sì, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi diverse aree sono riserve naturali biogenetiche. Cosa sono? Sono praticamente degli scrigni che conservano la biodiversità, che è una delle caratteristiche principali di questo parco. Dal punto di vista della foresta, qui ci sono veramente una varietà notevole di piante, di alberi, e i carabinieri forestali presidiano attraverso queste aree la manutenzione e la conservazione di questa biodiversità. Questo che stiamo solcando, che stiamo percorrendo, è il crinale appenninico principale e che divide, che è tra l'altro il confine tra Toscana da questa parte e Romagna da quest'altra. Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi occupa tutto il crinale, quindi è sia in territorio toscano che in territorio romagnolo. Questo percorso blu, saliremo per questo percorso blu fino all'Aia di Guerino. L'Aia di Guerino sono degli slarghi lungo la strada che servivano come luoghi dove venivano accatastati i legnami, e poi faremo un'escursione un po' off-road per arrivare quasi alla sommità del Monte Penna. Da qui si gode un panorama unico, però non vorrei svelarvi di più in questo momento. Ecco, a proposito di faggi, no? I faggi, il Parco Nazionale è diventato patrimonio UNESCO, un'area all'interno del Parco Nazionale è diventata patrimonio UNESCO nel 2017, proprio per la presenza di faggete vetuste. Ci sono all'interno di questa area, che poi è la prima riserva integrale che è stata creata in Italia nel 1959, ci sono faggi
che hanno oltre 500 anni. Okay? Ah, però. Il più antico che, di cui si è riuscito a fare la datazione era nel 2017 504 anni, quindi aggiungiamo 4, siamo verso 508 anni. Il che fa dire, insomma, per rendersi conto di un'idea della vita di questa pianta, è che era contemporaneo di Leonardo, presente. Guarda qua. Ha visto passare un bel po' di persone, credo, sto faglio. Sì. Okay, qua vediamo sotto i San Pietrini. Sì, queste, come ti dicevo, il parco conserva una rete forestale tra le più belle che si possono trovare in Italia. Perché ti dicevo che da secoli i monaci coltivavano la foresta, sono stati i primi forestali sì. Ante litteram, no? Quindi che piantavano e tagliavano per sfruttare il legname, ma poi anche nell'epoca più recente granducale sono state fatte delle opere, delle vie proprio, soprattutto il granduca Leopoldo II sì. Era particolarmente affezionato a queste foreste e incaricò un suo selvicoltore di fiducia, che si installò qui, si innamorò anche di questi posti, per operare una sistemazione forestale e anche per sistemare alcune vie di accesso. Quindi alcune strade sono alcune strade vecchie granducali addirittura. Quindi vediamo il frutto di lavoro di anni e anni e anni. Sì. Madonna, com'è fitta la foresta qua. Adesso guarda, qua siamo al limite, vedi, inizia il faggio, vedi, questi qua erano già degli abeti bianco, no? Vedi, questo inizia il faggio. Ok, il faggio è una pianta che cresce in altitudine, no? Quindi, ecco, qua inizia questa faggeta, che è un po' il cuore della riserva biogenetica di Badia Prataglia. Lì dentro vedo sentieri. Sì, c'è un piccolo sentiero natura che gira qui sotto. Ma che bella che è sta foresta dall'interno. Quindi sì, con questi alberi che vanno a prendere la luce molto in alto, quindi tu ti senti molto piccolino sì. Qui dentro, vero? Cos'è, 20 metri di albero? Sì.